Magia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Max, tre cose che deve avere un monologo comico. Amore, ti ho lavato le mutande! Un monologo comico è un po' più complicato di un racconto o di un dialogo comico. Questo succede perché nel monologo comico la realtà viene raccontata da un solo punto di vista e questa cosa per sua natura non prevede un contraddittorio. In altre parole, chi fa un monologo comico se la suona e se la canta. Quindi bisogna che sappia suonare e che sia intonato. Bisogna anche che conosca le canzoni. Mia nonna Fatima mi ha insegnato tutto quello che c'è da sapere sui monologhi comici. Ogni sera ci costringeva ad andare a letto presto e tra un colpo di tosse e l'altro passava un paio d'ore a recitare i suoi pezzi migliori dal suo lettone. E una sera le ho chiesto di svelarmi il segreto e così nonna Fatima mi ha svelato i suoi tre segreti. Allora, il primo ingrediente di un buon monologo comico è il punto di vista. Più il punto di vista si allontana dal sentire comune e maggiori saranno le possibilità di far ridere il pubblico. Per esempio, nonna del prete diceva: «Non vorrei mai essere sua moglie. Non va bene avere un uomo che sta a casa tutta la settimana e lavora soltanto nel giorno del Signore». Il secondo ingrediente è la conoscenza di quello che si dice. Non si può parlare a vanvera e si deve essere sicuri di quello che si dice quando si fa un monologo comico. Conoscere i temi affrontati e padroneggiarli è fondamentale per essere credibile e quindi anche per scatenare le risate. Per esempio, nonna, nel sindaco diceva: «Io non saprei mai mettere i timbri storti come fa lui», oppure: «Io non avrei mai asfaltato la strada così male, avrei fatto sicuramente di peggio». E poi c'è un terzo segreto, è il terzo segreto di nonna Fatima, ed è fondamentale perché è la cattiveria. Per mettere su un bel monologo comico bisogna essere cattivi quel tanto che basta. Del prete e del sindaco diceva: «No, sono brave persone prese singolarmente, ma voi ci andreste mai a cena da soli, con loro due, in un posto isolato?» Beh, io no. Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In 2 minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro, oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.